Per quello che riguarda le qualificate, rapida occhiata, ci sono tutte. Veronica Neri aprirà nella parte alta della vasca, poi Chloe Credviglie, Roberta Ioppi, Natalie Coughlin, Arianna Barbieri, Elisa Apostoli, Giulia Negrini e Costanza Saletti. La biolimpionica Natalie Coughlin sistema l'occhialino, cuffia scura. È stata la prima ad avvicinarsi al blocchetto di partenza per andare a sistemare cuffia, occhialino e soprattutto a toccare l'acqua per bagnare un po' il costume, per farlo aderire meglio alla superficie del corpo. E questo sarà un bel punto di riferimento per tutto il resto delle partenti, ma soprattutto è uno spettacolo e un bel vedere per voi a casa, ma anche per tutti i presenti al centro sportivo Sciorba di Genova, 38esima edizione del trofeo Nico Sapio. Quarta corsia dall'alto, quella occupata da Natalie Coughlin, tutti costumi scuri, unico chiaro azzurro quello di Roberta Ioppi, che torna in vasca per la finale dei 100 dorso. Blocchetto di partenza. La spinta di Natalie Coughlin, Arianna Barbieri forse ha esagerato un po', spinge tantissimo Natalie Coughlin, quasi al limite, rompe la superficie dell'acqua però in prima posizione, ha già preso un margine di vantaggio impressionante rispetto al resto della vasca. È una Coughlin che fino a questo momento, fin dalle primissime bracciate, fa subito gara a sé, ora cerca di recuperare qualcosa proprio Arianna Barbieri, che le ha ceduto tantissimo in partenza, rischia di perdere un po' la linea alla virata. 27.40 il tempo ai 50 metri di Natalie Coughlin, dicevo rischia di perdere la linea, in effetti così è accaduto, poi però subito ritrovata dopo la virata. Una Coughlin incredibile, da un altro pianeta anche in questo momento della stagione, anche in vasca da 25 metri rispetto al resto del panorama partenti in questa gara. Un'altra subacquea dove è tornata in superficie molto vicina alla linea di galleggiamento che separa le corsie e va a chiudere in 56.47, che è tra l'altro il nuovo record della manifestazione. Beh, una...